Banche americane nella bufera. La mancanza di denaro corrente fa naufragare la Silvergate e la Silicon Valley Bank e mette in difficoltà molti istituti bancari. Ma come si è arrivati a questo punto? L'analisi è di Davide Chiantore, Head of Research di Avalon Solitaire. Nella storia della finanza non era mai successo che la Federal Reserve o comunque una banca centrale così importante aumentasse così velocemente e così tanto i tassi di interesse come è successo nel 2022 e nell'inizio del 2023. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione inedita in cui le banche centrali, la Federal Reserve in primis, ma anche la Banca Centrale Europea, stanno drenando la liquidità dal mercato a una velocità incredibile, quindi ritirano liquidità e rendono più costoso il costo del denaro. Quindi per le banche e per gli operatori finanziari diventa più caro prendere nuova liquidità dalle banche centrali. Questo fa sì che su tutto il mondo obbligazionario i rendimenti siano saliti. Quindi rendimenti più alti spingono i correntisti delle banche a comprare obbligazioni per guadagnare e quindi drenano ulteriore liquidità dai bilanci delle banche come SVB, Silvergate e tante altre, in un momento in cui proprio le banche faticano a rifinanziarsi presso le banche centrali perché, come abbiamo detto, il costo del denaro è salito. La mancanza di liquidità ha dunque decretato il fallimento della SVB, una banca di modeste dimensioni, certo, ma va interpretato come un chiaro segnale che qualcosa nel sistema non sta funzionando. In questo momento le banche sono in affanno proprio perché cercano liquidità. Silicon Valley Bank non l'ha trovata, ha dovuto vendere degli asset che aveva comprato per riuscire ad avere liquidità da ridare ai correntisti che la richiedevano per comprare obbligazioni e quindi ha generato una perdita di bilancio significativa che l'ha portata rapidamente al collasso. Ora, questa banca in realtà non è una banca sistemica, è una banca relativamente piccola, soprattutto per gli Stati Uniti, ma non è tanto la paura legata a questa banca, bensì è che questa banca è un segnale di problema sistemico. Tanto è vero che le banche molto più grosse come JP Morgan, Citigroup e HSBC in questo momento stanno crollando in borsa proprio perché, diciamo, gli investitori si stanno rendendo conto che questo problema è molto più profondo, molto più immediato e vicino a noi di quanto si potesse immaginare quando nessuna banca aveva ancora dato segnali di cedimento o di scricchiolio così profondi. Il timore del contagio nel sistema finanziario si aggrava e anche se per ora la tempesta riguarda gli Stati Uniti, c'è da chiedersi se una cosa del genere possa accadere anche in Europa. L'Europa, come sappiamo, è un continente che da molti anni convive con il rischio bancario. Non c'è un'unione bancaria in Europa, un sistema relativamente poco sano. In questo contesto paesi come l'Italia a maggior ragione sono a rischio, nel senso che in questo caso il vero problema è una corsa agli sportelli, oggigiorno non più una corsa fisica, ma vedere i correntisti che improvvisamente iniziano o a spostare soldi o che iniziano a comprare asset finanziari proprio per tutelarsi e proteggersi dal rischio di default della banca. Esiste però in Europa un fondo che avrebbe il compito di proteggere le banche nel caso in cui si verificassero situazioni di questo tipo. Una garanzia però su cui non si può fare affidamento. Sappiamo che in Italia, in Europa, c'è una garanzia di 100.000 euro sui depositi, che tra l'altro è una garanzia più teorica che reale perché il fondo interbancario di garanzia non è mai stato alimentato come dovrebbe essere stato alimentato. Quindi se dovesse entrare in difficoltà una banca grande non ci sono i fondi per garantire questi 100.000 euro dei correntisti. Non si può escludere ovviamente una corsa agli sportelli in un paese come l'Italia o in un paese come la Francia o la Grecia. La stessa Germania ha molte banche piccole che sono a rischio e quindi ovviamente il mercato in questo momento sconta parzialmente questi rischi. Continuo e veloce rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve sta ora mostrando le sue conseguenze sull'economia reale.
La Federal Reserve ha fatto un errore clamoroso, cioè quello di aumentare troppo velocemente e troppo i tassi, dopo che per troppo tempo invece li aveva tenuti troppo bassi e troppo a lungo. Qualche analista si sta spingendo addirittura a dire che a brevissimo potrebbe invertire la rotta e quindi addirittura iniziare ad abbassare i tassi, perché se è vero che l'inflazione morde ancora e quindi servono tassi più alti, dall'altro lato è vero che questo shock che il rialzo ha portato si sta iniziando a manifestare soltanto ora e l'impatto anche sull'economia reale sta iniziando ad arrivare soltanto ora. Vediamo migliaia, decine di migliaia di licenziamenti negli Stati Uniti nel settore tecnologico, Facebook, Amazon. Questo è solo l'inizio, la punta dell'iceberg, il drenaggio di liquidità pazzesco che le banche centrali stanno facendo porterà un impatto devastante sull'economia reale. Esiste poi un settore che forse più di altri potrebbe risentire di questa instabilità. Il mercato immobiliare in Europa, ma anche negli Stati Uniti, è destinato a collassare, perché ovviamente quando passi nell'arco di un anno e mezzo da mutui che ti costavano l'1% a mutui che ti costano il 5, il 6, il 7%, chiaramente lo shock è potentissimo, soprattutto perché non c'è stato il tempo per l'economia di modellarsi e di abituarsi a questo nuovo contesto economico. Siamo in una situazione molto delicata e potremmo essere davvero di fronte a uno scenario di crisi serio se le autorità non si muoveranno nel modo corretto. La Federal Reserve deve correre ai ripari, ha fatto un danno che ora sta iniziando a manifestarsi e deve assolutamente metterci una pezza sopra, perché più passa il tempo e più aspetta e più il danno rischia di diventare grande.